E buonasera, cari, buonasera, che Dio vi benedica. Voglio fare questo video questo giorno perché sono stato veramente costretto, visto l'ultima enciclica di Bergoglio, in quanto tutti fratelli, tutto fa brodo. Questo giorno, questa sera. Voglio invece parlare subito, inizio a parlare subito perché non voglio aspettare che tanti si collegano, tanto poi resterà registrato. Buonasera Veronica Macalli, Dio vi benedica, studente della nostra scuola biblica, Dio ti benedica. Vogliamo dire alcune cose molto 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 importanti stasera e voglio parlare pure ai cattolici di buona volontà, perché ce ne sono cattolici di buona volontà. Ci sono anche dei preti di buona volontà, ci sono anche dei cardinali, dei vescovi che sono sicuro che stanno prendendo in considerazione questa scelleratezza di Bergoglio, di quest'ultima stupidaggine che sta fatto, ma d'altronde lo spirito che è in lui deve manifestarsi così perché ha lo spirito dell'anticristo, quindi io sono convinto come tanti altri ministri di Dio che lui è il falso profeta che aiuterà l'anticristo. 100% siamo molto 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 sicuri di questo. Per cui stasera vi voglio parlare anche e farvi capire con le sacre scritture la perfetta volontà di Dio, ma soprattutto voglio farvi capire pure, qui mi scrive fratelli Jim Italia che è una missione. Pace Mario, la notizia è arrivata poco fa in Argentina. Sì, pace a te anche Sebastiano, il sole da Veronica Magalli, Serpenti Antico, quello che abbiamo parlato proprio l'altra domenica. Pace a te sulla Carmelina Sandoro, Dio vi benedica. Per cui, se volete, fate avere questo video, condividete questo video perché diremo delle cose importanti, ma poi diremo anche quello che dicono le sacre scritture in merito. Io voglio parlare al cuore di tanti cattolici di buona volontà che vanno a messa di cuore, che veramente vanno lì, però capite che il Papa, che molti chiamano il vicario di Cristo, il sostituto, già questa è una grande bestemmia. Fa delle insinuazioni, delle cose incredibili e dovete capire che purtroppo, sia storicamente sia biblicamente, la Chiesa Cattolica è quella che è profetizzata nel libro dell'Apocalisse come la caduta della grande Babilonia, la meretrice, la prostituta che è seduta sulla bestia e che si sta prostituendo con tutti, dice la Bibbia, si sta prostituendo con tutta l'umanità. Pace a te, Ilenia, Dio ti benedica. Quindi, questa sera voglio farvi vedere intanto, per coloro che magari non avete molte informazioni in merito, vi voglio far vedere cosa sta facendo. Aspettate un attimo che apro internet così. Cosa sta facendo questo Papa? Allora, grazie a Dio anche per Facebook che per ora sta veramente. Come dire, da tam tam sta proiettando quello che questo falso profeta, collaboratore dell'anticristo, sta facendo. Guarda, questo è quello che è uscito oggi. Il giornale mi sembra, non mi ricordo qual è il giornale, la testata giornalistica famosa, il Messaggero, non mi ricordo, non voglio dire una cosa per un'altra, mi sembra che è il Messaggero. Dice, gli omosessuali, questo è Cicciuzzo, guarda Cicciuzzo cosa scrive qui, cosa hanno fatto scrivere qui. Aspettate che un attimo, non so se riuscite a vedere bene nella videocamera. Comunque ve lo leggo io. Dice, gli omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Ma di quale famiglia stai parlando, Cicciuzzo? Gli omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve essere escluso. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. Francesco, Papa Francesco, detto Cicciuzzo, l'uccellaccio di malaugurio. Questo falso profeta
asserisce il contrario di quello che insegna la Bibbia, il Vangelo, Paolo, addirittura anche certi papi, anche certi papi. La sorella Elisabetta dice che è stata pubblicata dalla Repubblica, ma sono sicuro che anche altre testate giornalistiche lo pubblicano. Quindi buonasera a tutti, Sonia Zaccone, pace a te, Antonella Ballone, Dio vi benedica. Quindi questa diretta penso che è una diretta sentita perché diremo delle cose molto importanti in merito. Quindi gli omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Ma di quale famiglia stiamo parlando? Tu vuoi sdoppiare la famiglia che Dio ha creato, quella fatta di marito e moglie, quella fatta di uomo e donna. Ma di quale bestialità stai parlando? Nessuno deve essere escluso. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. Mamma mia. Poi ho visto, e dovete andare un po' su Google e vedere che cosa è capace di fare la Chiesa Cattolica Romana. Di come, buonasera Pastore Giovanni Rallo, Dio ti benedica, ancora Sebastiano, lo abbiamo sentito stasera su TG5 questa notizia. Sì, perché è una notizia che sta facendo notizia. Perché anche certi preti, certi pa e certi vescovi, certi non sono d'accordo perché capiscono che è una cosa che va contraria alle sacre scritture, solo che non vogliono uscire da questa Babilonia, da questa confusione della Chiesa Cattolica. Per cui non so se avete visto, guarda che nei giardini vaticani, il Papa ha ospitato degli indù, della gente idolatra, non so come si chiama quest'idolo, Pachamama, Mama Pacha, non so, ma non so se avete visto, guarda questo idolo qui, nei giardini vaticani, il Papa si è messo lì insieme agli altri a pregare. Si è messo insieme a pregare. Stiamo parlando di un anticristo. Notate, non so se sapete, poi un cattolico è entrato nella Chiesa Cattolica, ha preso quest'idolo di questa donna e l'ha gettato nel mare. E addirittura molti non sanno che quando questa persona ha gettato quest'idolo nel mare, l'indomani c'è stato un terremoto. Vedete che razza di demoni ospita questo Papa. E poi sempre nei giardini romani, se andate in Google e vedete giardini vaticani, idolatria, vedete che hanno messo della terra, hanno piantato un albero e hanno adorato. Il Papa era lì presente con gli altri cardinali. Poi un'altra cosa che ho visto, ancora questo Papa con questo idolo di questa donna incinta, e tutti lì tranquilli a festeggiare, guardate come adoravano. Lui addirittura si è alzato alla presenza di questo idolo qua, si è alzato onorando tutto nei giardini vaticani. Cioè, da schifo veramente. Come si fa? Come si fa a chiamare quest'uomo il vicario di Cristo? Ma vi immaginate San Paolo che faceva queste cose? Ora, l'ultima bestialità di Bergoglio è stato proprio questa cosa che gli omosessuali sono figli di Dio. Facciamo una legge. E vi immaginate, ora noi cristiani siamo perseguitati perché? Perché questo capo satanico, questo serpente eretto, questo serpente antico, questo rettiliano, come lo chiamerebbe qualcuno. Buonasera Maria Paola Lo Giudice, Dio ti benedica. Pachamama, ecco, si chiamava, sì, quest'idolo Pachamama. Quindi ora sta pubblicando questa cosa. La sorella Elenia mi dice: ho pubblicato una cosa su Facebook, ho visto nella Bibbia come intestazione di Levitico che c'è scritto uomini illeciti, unioni illeciti, e parla proprio di omosessualità, come fa lui invece di essere a favore ad un'unione civile, è a favore perché lui non appartiene a Cristo, non appartiene al popolo di Dio, non appartiene alla Bibbia, è un anticristo. È lì che bisogna aprire gli occhi, è lì che bisogna parlare. Buonasera Katia Di Falco. È lì che bisogna parlare, alzarci come profeti di Dio e dire quello che dice la Bibbia. E dichiarare senza vergogna, senza tema, senza paura, dire quello che dicono le scritture. Dovrebbe essere tanti profeti che ci alziamo e non parliamo solo di fede, di guarigioni, di miracoli, di prosperità. Queste cose le facciamo. Perché
Perché alcuni predicatori, miei colleghi, fanno questo, predicano solo cose belle, ma la Bibbia non parla di cose belle. La Bibbia pa dobbiamo parlare, come dice Paolo, io non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Cristo, tutto il consiglio di Dio. Quindi quello che è importante capire, cari, che siamo negli ultimi tempi, dobbiamo illuminare con la luce di Dio, con il faro di Dio, le persone, se no saremo dei falsi profeti come gli altri. Parlare solo di grazia, parlare solo di fede, parlare solo di guarigione, parlare solo di prosperità. Noi parliamo di queste cose, le mettiamo in tutte le salse, però permettetemi, cari, dobbiamo parlare anche di queste cose. Se no saremo dei falsi profeti, assieme a questo, assieme a Cicciuzzo. Quindi oggi voglio subito prendere la Bibbia, insieme a voi prendete con me delle scritture che mi sono preparato, per esempio 1 Corinzi 6:9, anzi addirittura la sorella Loredana mi ha mandato un video dove lui sopra l'aereo parlava degli omosessuali, gli hanno fatto una domanda e lui ha detto: ma chi sono io per giudicare? Chi sono io per giudicare? Come che sei tu per giudicare? Tu dai, devi dire quello che dice la Bibbia, non è che tu devi condannare, ma devi dare un giudizio scritturale. Avere il coraggio scritturale di dire quello che dice la Bibbia. Questo si chiama coraggio scritturale, quello che a Bergoglio manca, quello che a tanti cristiani manca. Quindi, parlare solo di amore di Dio, parlare solo di grazia, parlare solo di altre cose, non è predicare tutta la parola di Dio. Dobbiamo innalzare la verità. Dobbiamo innalzare la verità delle sacre scritture. Dice la Bibbia che la Chiesa deve essere la colonna e il sostegno della verità. In un mondo dove la verità viene diffamata, viene sbattuta a destra e a sinistra, Dio sta usando una Chiesa, la Chiesa pura, la Chiesa di Cristo, per innalzare la verità e dire quello che dice la parola di Dio. Buonasera Lina di Costanza. Quindi cerco di salutare a tutti, poi metteremo questa diretta, la metteremo anche su YouTube, in modo tale che si può allargare, se volete. Condividete questa diretta, chissà che può fare del bene a qualcuno. Cicciuzzo dice che questi omosessuali sono figli di Dio, questi omosessuali devono fare una legge, mentre la legge di Dio dice tutto il contrario. Qualcuno dice: io non sono sotto la legge. Io sì, sono sotto la legge di Cristo, come dice Galati 6:2. La legge di Cristo insegna la parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento. 1 Corinzi 6:9 recita, prendete appunti, 1 Corinzi 6:9 dice: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Quindi sta parlando di una categoria e li sta chiamando ingiusti. Ora vi farò vedere tra gli ingiusti quale nome, quale associazione fa la parola di Dio quando chiama ingiusti. Cicciuzzo li chiama figlio di Dio. Figli di Dio. Cicciuzzo li chiama, facciamo, nessuno deve essere escluso. Vediamo invece cosa insegna la Bibbia, perché lui non parla della Bibbia, lui non ha lo spirito di Dio. Tutti gli spiriti di Pacciamamma, mamma Pacia, di tutti può avere tranne quello di Dio. 1 Corinzi 6:9 dice: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate. Due punti, ora c'è l'elenco di tutte le persone ingiuste che dice la Bibbia. Non vi ingannate, quindi non ti fare ingannare, figlio di Dio, figlia di Dio, fratello, amico, cattolico, cattolica, o fratelli cattolici che avete veramente accettato Gesù come Signore della propria vita, specialmente quello del rinnovamento dello Spirito, che se veramente siete rinnovati dello Spirito dovreste alzarvi con autorità e dire quello che dice la Bibbia, non quello che dice questo. Ma il nostro capo, il nostro vicario, è il vicario di Satana, è il vicario dell'Anticristo. Per cui la Bibbia dice: non vi ingannate né i fornicatori. Questo parlo a certi, tra virgolette, ministri che parlano, Pace Federica di Bernardo, a quel che parla dell'ipergrazia, la fornicazione non è niente, l'idolatria non è niente. La Bibbia li chiama ingiusti. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non ci andranno nel regno di Dio. E dice: né i fornicatori né gli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, negli omosessuali, dice, non entreranno nel regno di Dio. Ecco la categoria che la Bibbia chiama ingiusti. Non è giusto. Bisogna pregare. Dio ama gli omosessuali, ma non ama l'omosessualità. Dio ama la persona, ma odia quel peccato, odia quella situazione. Cicciuzzo
te ne andrai all'inferno il più presto possibile se continui, se non ti ravvede, non ti penti. E con lui tutti, anche cattolici, che avvalano e continuano a non separarsi da questo anticristo, da questo falso profeta che dice il contrario di quello che insegnano le sacre scritture. Vai a prendere la tua Bibbia, vai in 1 Corinzi capitolo 6, versetto 9, vedi se quello che ti dico io è vero o non è vero. Ancora in 1 Timoteo capitolo 1, verso 9. Paolo, scrivendo a Timoteo, il pastore Timoteo, dice: sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli empi, per i ribelli, per i malvagi, per i peccatori, per gli scellerati, per i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapinatori, per i falsi, per gli spergiuri, per qualsiasi altra cosa che è contraria alla sana dottrina. E noi stiamo studiando però nella nostra comunità la sana dottrina. Quindi accettare l'omosessualità è una falsa dottrina. Dire quello che dice Dio in merito all'omosessualità è sana dottrina. E poi dice il verso 11: secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Secondo l'Evangelo, cioè Paolo dice: vi sto dicendo queste cose secondo l'Evangelo, ma quale Evangelo sta insegnando? Sta insegnando Cicciuzzo. Buonasera Rosa, Rosanna. Quale Evangelo sta insegnando? Perché Paolo dice, 1 Timoteo 1,9, elenca e parla degli omosessuali che non entrano nel regno di Dio, li chiama, addirittura dice che la legge è stata istituita per loro, la legge di Dio. E poi dice: secondo l'Evangelo della gloria. Cioè, vedete, mette la legge di Dio, che è buona, la legge di Dio, che è buona. Buonasera Nancy Maio, studente della nostra scuola biblica. La legge di Dio, che è buona la legge. Io non sono sotto la legge, io sì. Perché Paolo dice: la legge è buona, perché Paolo dice che la legge è santa, perché Paolo dice che la legge è spirituale. E poi dice, e poi lui parla prima della legge, e poi verso 11 dice: secondo l'Evangelo della gloria, perché la legge di Dio non è diversa dal Vangelo della gloria di Dio. Ma di quale legge sta parlando? Oh, grazie Gesù, gloria a Dio. Quindi quello che voglio dire, questo Papa Bergoglio sta dicendo cose contrarie alle sacre scritture, allo spirito che cammina nelle sacre scritture, come Gesù disse in Giovanni 6,63: le mie parole sono spirito e vita. Questo Papa si alza e inizia a dire cose contrarie alle sacre scritture. Uscite dalla Babilonia, fratelli, uscite dalla prostituta, la meretrice della Chiesa Cattolica, che ve lo dimostro con la Bibbia, che si sta prostituendo con tutti. E vedete, si prostituisce spiritualmente parlando con gli islamici, si prostituisce con questi idoli papa macia, papa mamma pacia, mana pacia, si prostituisce con gli emo, si prostituisce con politici corrotti, si prostituisce con tutti. Andiamo nella Bibbia. Romani capitolo 1, versetto numero 22, prendete appunti, dice: dichiarandosi di essere savi, sono divenuti stolti. E hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati. Guarda cosa dice, verso 24: perciò Dio li ha abbandonati. Dio ha abbandonato il Papa, Dio ha abbandonato la Chiesa Cattolica. Sono sicuro che all'interno della Chiesa Cattolica, buonasera Piera Buono, sono sicuro che in seno alla Chiesa Cattolica c'è gente che ama Gesù con tutto il cuore, ma deve uscire. Deve uscire dalle grinfie dell'idolatria, della stregoneria, di questo rettiliano che è il Papa. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nella loro concupiscenza, dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi, i loro corpi tra loro stessi. Verso 25: essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Se tu stai adorando il Papa al posto del creatore, tu sei in idolatria, Dio ti abbandona, anzi ti ha già abbandonato se sei seguace degli uomini. Verso 26: per questo Dio li ha abbandonati, lo dice due volte, per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. L'omosessualità è contro natura.
E Dio dice, verso 26, per questo Dio li ha abbandonati, passano infami, poiché anche le donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. 27. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi dalla loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti, uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati, tre volte lo dice. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, cioè quello che dice Dio piuttosto che quello che dicono gli uomini, compreso il Papa Cicciuzzo, verso 28, siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, ma tu che vuoi conoscere la volontà di Dio in mezzo all'omosessualità? O quello che dice il Papa? Ma vuoi essere veramente abbandonato? Vuoi veramente passare l'ira di Dio? Siccome Dio non ritenne opportuno riconoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, piedi invidia, omicidio, contese, frode, malignità. Dio abbandona i fornicatori, Dio abbandona gli adulteri, Dio abbandona gli omosessuali, Dio abbandona tutti coloro che vanno appresso a questo. Vedete, io vi ho letto i versetti del Nuovo Testamento. Ora, i versetti del Nuovo Testamento hanno risonanza con l'Antico Testamento. Io l'ho preso apposta prima il Nuovo, in un modo tale che se prendevo prima i versetti dell'Antico Testamento, qualcuno stupido, qualcuno ignorante, poteva alzare e dire: ah, questo è nell'Antico Testamento. Ma le cose giuste nell'Antico Testamento sono giuste nel Nuovo Testamento, e le cose sbagliate dell'Antico Testamento sono sbagliate nel Nuovo Testamento. Per cui quello che è scritto nel Nuovo Testamento non è altro che una risonanza, non è altro che una voce ripetuta di certi principi dell'Antico Testamento. Tant'è che nel Levitico 18, Levitico 18, volete una caramella? Non so se la vedete. Aprite la bocca che vi do una caramella. Levitico 18 verso 22 dice: non avrai relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Cioè, vedete, nell'Antico Testamento c'era questa Cicciuzzo. Lui dice che ha la Bibbia, legge la Bibbia, ma questi passi come li interpreti? Cicciuzzo, Ciccio, come interpreti questi versi? Ma come fai a dire questo? Tu te ne approfitti, Cicciuzzo, che tanta gente cattolica non legge la Bibbia, va solo a messa. E tu che non leggi la Bibbia, cadrai nello stesso giudizio di Dio come Cicciuzzo, perché lui ti sta imbrogliando, ma tu non stai facendo nulla per vedere se quello che ti insegnano è vero o no. Perché la nostra responsabilità è andare a vedere cosa insegna le scritture, questo pastore, questo profeta, questo papa, è vero quello che insegna? È tua responsabilità, cristiano, vedere se quello che insegnano i pastori, gli apostoli, quello che insegnano i papi, i vescovi, i preti, è vero o no? È tua responsabilità. Apocalisse 2:2 dice proprio così. Apocalisse capitolo 2, verso 2, permettetemi un po' di leggere questa scrittura perché io non l'ho preso, però la voglio prendere. Apocalisse 2:2 dice: io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, li hai trovati bugiardi. Vedete, la chiesa di Efeso intelligentemente prendeva le scritture, ha provato questi, li ha messi alla prova per vedere cosa insegnavano e l'avevano trovati bugiardi. Ecco perché il Papa se ne approfitta, perché non c'è gente che ha gli attributi per prendere la Bibbia e controllare se quello che questa persona dice se è vero o no. E quello che dice questa persona in merito questa sera, perché ci sarebbe tanto da parlare, in merito all'omosessualità, la Bibbia dice che è contraria perché Dio ha fatto l'uomo e la donna, non ha fatto Riccardo e Riccardo, Riccardo e Giovannino. Non l'ha fatto, ha fatto l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, maschio e femmina. Quindi Levitico 18:22 dice questo, Levitico capitolo 20 verso 13 dice la stessa cosa, idem, stessa cosa.
Dice, se uno ha relazione carnale con un uomo come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso una cosa abominevole. I peccati di abominazione portano maledizione. Saranno certamente messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Ma perché li uccidevano? Perché erano messi a morte? Perché in quel periodo non c'era l'autorità di scacciare i demoni. Allora, se non si ammazzavano anche purtroppo quelle persone, questi spiriti passavano in tutto il popolo di Israele. Allora li uccidevano perché non c'era autorità, non c'è la rivelazione dell'autorità, non è venuto Gesù. Ora non c'è bisogno di uccidere persone, ma bisogna cacciare i demoni nel nome di Gesù, sgridare i demoni, questi spiriti maledetti del diavolo che cercano di storpiare, storcere il piano di Dio. Quindi la cosa importante è, come dice, mi ha anticipato il fratello della missione Jim in Italia, dice che anche nella Genesi, è vero, si vedono le conseguenze di Sodoma. E nel libro di Romani, l'ho letto poco fa, Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra proprio perché c'era questo peccato di sodomia, i sodomiti, Sodoma e Gomorra, molto peccato di omosessualità. E Dio ha distrutto due nazioni. Gesù sta per ritornare. Gesù verrà a rapire la sua chiesa e giudicherà questo mondo. Lo giudicherà, iniziando da Cicciuzzo, se non si ravvede, se non si pente. Con lui tutti quei cattolici che vogliono camminare senza avere la luce delle sacre scritture. Gloria a Dio. Dice la sorella Carmelina Santoro, ed è vero, qui mi scrive, dice anche i preti cattolici, qualcuno, infatti non tutti, qualcuno la pensa come noi, la pensa come la Bibbia, basta leggere la Bibbia, io non dico che la deve pensare come noi, non dico che tu la devi pensare come noi, ma quantomeno pensala come la Bibbia. Buonasera Giussi di Stefano, Dio ti benedica, benvenuto in questa diretta. Qualcuno una volta mi disse, ma Gesù non ha parlato degli omosessuali, ma sei sicuro? Ma ne sei veramente sicuro che Gesù non ha parlato di omosessuale? In Luca 10,26 Gesù disse, egli disse, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Ogni volta che Gesù incontrava una persona che voleva sapere la volontà di Dio, gli diceva, Luca 10,26, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Non come interpreti, come leggi? Quindi, se vuoi sapere qualcosa in merito all'omosessualità, Gesù, come ha detto ai suoi tempi, cosa sta scritto nella legge, ti dice oggi cosa sta scritto nella legge. Io non sono venuto a cambiare cose. Come leggi? Beh, noi abbiamo letto in Levitico che Dio era contrario a questo tipo di peccato. E Gesù poi dice, ancora, in Matteo 5,17, non pensate che io sia venuto ad abrogare, ad annullare la legge o i profeti. Io non sono venuto ad abrogare, a togliere, ma per portare a compimento. Quindi Gesù ci sta dicendo, quello che è scritto in Levitico 10,26, in Levitico, scusate, no, 10,26, in Luca, in Levitico 18,22, in Levitico 20,13, cioè che Dio non vuole che si abbiano relazioni carnali uomini con uomini e donne con donne, io non sono venuto a cambiare queste regole. Quindi come fai a dire che Gesù non ha parlato dell'omosessualità? Gesù ha parlato dell'omosessualità dichiarando, fate quello che dicono le scritture. Quindi Gesù, cosa ne pensi tu dell'omosessualità? Figlio mio, vai a vedere, io non sono, vai a vedere cosa si è scritto nella legge, cosa si è scritto nella Bibbia. Io non sono venuto ad abrogare, a togliere, non sono venuto a tagliare la parola di Dio, io sono venuto ad adempierla. Per cui è ancora valida questi principi. Matteo 22-29 disse Gesù rispondendo, disse loro, voi sbagliate non comprendendo né le scritture né la potenza di Dio. Gesù era un uomo delle scritture. E se tu vuoi chiedere a Gesù, Gesù, cosa ne pensi tu dell'omosessualità? Tu non hai parlato dell'omosessualità? Sì, io non ho parlato dell'omosessualità esplicitamente, come non ho parlato di tanti argomenti esplicitamente, però vi riporto alle scritture. Fate quello che dicono le scritture, perché io non sono venuto ad abrogare la legge, pace Massimo Opera. Io non sono venuto a togliere quello che dicono la legge e i profeti, ma io sono venuto ad adempiere. Per cui Gesù è d'accordo con quello che hanno detto, che ha detto la legge, Levitico, con quello che hanno detto, che ha detto poi in un modo futuro poi Paolo. E lo spirito di Dio continua dalla Genesi all'Apocalisse e continua a portare quel filone di verità che l'omosessualità non è un piano di Dio o nell'insegnamento di Dio. Quindi Cicciuzzo vi sta portando fuori rotta.
vi sta portando lontano da Dio. Ecco perché è importante capire che cos'è la Chiesa Cattolica. Se vuoi capire che cos'è la Chiesa Cattolica, vai in Apocalisse capitolo 17, verso 1 in poi, che io ti voglio leggere. Parla di Babilonia. La parola Babilonia significa confusione. Vedete che confusione c'è però nella Chiesa Cattolica? Pedofili, pedofili a mai finire. La dama del cardinale, avete sentito cosa succede nel Vaticano? Omosessualità, pedofilia, cosa dire, il Papa che vuole gli islamici e poi si viene a sapere che sono dei preti che vogliono gli islamici per avere rapporti sessuali e quant'altro. Poi cosa possiamo dire? Il Papa che con gli induisti è andato non so dov'era e ha baciato gli idoli, addirittura anche Papa Wojtyła ho visto che si faceva mettere delle cenere in testa di certi indù, certi satanisti. C'è una Babilonia, una confusione, non c'è più la verità di Dio, non hanno gli attributi come Paolo che predicava la verità, il Vangelo, la legge, i comandamenti di Dio. Apocalisse 17:1 dice, parla della Babilonia, di questa confusione, di questa meretrice, prostituta, significa meretrice, che è seduta sulla bestia. Che è seduto sulla bestia. Aspettate che mi scrivono perché non ho tempo di leggerle tutte. Dice Rose Ann, dice in questo modo si dichiara nei fatti a favore alla legge Zen della ideologia progenitor, certo, che vogliono approvare nel Parlamento. Ora con l'aiuto del Papa, con di questo falso profeta ispirato da Satana, approveranno queste leggi, noi cristiani saremo perseguitati perché non possiamo più manco dire quello che dice la Bibbia. Ma noi resteremo fedeli al messaggio di Dio. Resteremo fedeli al messaggio di Dio. Sicuramente ci saranno privazioni, sicuramente ci saranno interruzioni, forse mi bloccheranno anche questo video, forse bloccheranno tante situazioni, però noi continuiamo a dire quello che dice la parola di Dio. Gesù sta per ritornare. E verrà per una chiesa fedele, senza macchie, senza rughe, dice la Bibbia. Vi presento la chiesa cattolica descritta in Apocalisse 17, dal verso 1 in poi. Poi uno dei sette angeli, che aveva le sette coppe, venne e mi disse, vieni, io ti mostro il giudizio della grande meretrice prostituta, che siede sopra molte acque. La Bibbia, quando parla di acque, in un altro passo dice, le acque che hai visto sono popoli, nazioni e lingue, quindi le acque sono popoli. Quindi questa prostituta siede, cioè domina sopra molte acque, infatti molti si guardano, noi cattolici siamo tanti. Sì, ma sopra di voi chi c'è? Lo Spirito di Dio che aleggia sulle acque? Oppure c'è la bestia, Satana, con questi insegnamenti falsi? Due, con la quale hanno fornicato i re della terra. Vedete, con questa prostituta hanno fornicato i re della terra. I re della terra, tutti i politici che vanno al Vaticano, i re della terra vanno lì a fornicare con lei. Della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Infatti il vino è segno come di un liquido che dà ebbrezza. E infatti i re della terra che vanno dal Papa e si sentono un tutt'uno, io non ci capisco proprio. Verso 3, quindi egli mi trasportò in spirito, dice Giovanni, in un deserto e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto e guarda caso, scarlatto, rosso, un po' di nero, rosso e nero, guarda che lo scarlatto è quello, è l'abito che usano i porporati, i preti, i vescovi, con quel rosso scarlatto. E dice che la bestia di colore scarlato, piena di nomi, di bestemmie, che avevano sette teste e 10 corna. La donna era vestita di porpora, i porporati, e di scarlatto, ed era tutta donna d'oro. Infatti la Chiesa Cattolica è piena di oro, di perle preziose. Dice, aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazione, delle immondezze, della fornicazione. Proprio quello che sta insegnando questo Papa, e non solo lui. Sulla sua fronte è scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici dell'abominazione della terra. E vidi la donna ebbra, ubriaca, del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E non so se sapete la storia, qua i papi di allora hanno ucciso un sacco di cristiani, specialmente qui nelle valli,
piemontesi, quanti valdesi sono stati uccisi dalla Chiesa Cattolica. Dice che vidi la donna ebbra dai sangue dei martiri di Gesù, e quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha 7 teste e 10 corna. La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà dall'abisso e andrà in perdizione gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è più, e quantunque essa sia. Qui sta la mente che ha sapienza. Io spero che tu abbia sapienza questo giorno. Qui è la mente che ha sapienza. Le 7 tese sono 7 mondi sui quali la donna siede. Non so se sapete, ma Roma è seduta su queste 7 colli. Roma è seduta su 7 colli. E qui dice: qui la mente che ha la sapienza, le 7 teste sono 7 mondi sui quali la donna siede. Il Vaticano siede a Roma. 10, e sono anche 7 re, 5 sono caduti, uno e l'altro non è ancora venuto, e quando verrà dovrà durare poco. Parla dell'Anticristo. E la bestia che era e non è più, e anch'esso un ottavo re, viene dai 7 e se ne va in perdizione. Le 10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno podestà come re per un'ora, insieme alla bestia. Essi hanno un unico scopo, e daranno la loro potenza e autorità alla bestia. Notate, hanno un unico scopo la bestia, i falsi profeti, hanno un unico scopo. Qual è questo scopo? Verso 14. Essi combatteranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, gloria a Dio, non solo contro l'agnello, ma contro anche la Chiesa, la sposa dell'agnello. Dice: essi combatteranno contro l'agnello, li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re, coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Poi mi disse: le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini e nazioni. Quindi la bestia che siede sui popoli, popoli. E questi fiumi sono i popoli. Perché i fiumi? Perché l'acqua fa così, no? Come i popoli che si muovono. Cioè, le acque che hai visto sono dove siede la meretrice, dove sta dominando la Chiesa Cattolica, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. E le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata, e la lasceranno nuda, e mangeranno le sue carni, la bruceranno col fuoco. Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero, di dare alla loro. Loro nel re, lo leggo di nuovo, 17. Dio infatti ha messo nel loro cuore di seguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia, finché si adempiute le parole di Dio. E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. Ecco la descrizione della Chiesa Cattolica. Per cui, cari fratelli, io termino con questo video. Vi consiglio di rivederlo, riascoltarlo, prendere appunti. Pace Giù si gozzi, mio figlio, Dio ti benedica. E cercare di porre mente che veramente siamo negli ultimi tempi, e che questo Papa Cicciuzzo è uno dei falsi profeti che siede assolutamente sui re della terra, sulle persone, sulle acque, che li sta dominando con questi insegnamenti. Quindi con questa nuova sparata di Cicciuzzo, che dice: gli omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto di una famiglia, hanno il diritto di una. Ma di quale famiglia? Il diritto, ma quale diritto? Il diritto di contrastare la parola di Dio, falso profeta, buonisti del cavolo. Hanno diritto di una famiglia, nessuno deve essere escluso. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. Falso profeta. Che Dio vi dia saggezza e sapienza. Se volete condividete questo video, lo troverete pure su YouTube. Fra qualche istante il buon Jeremy, mio figlio, lo metterà su YouTube in modo tale che si possa espandere e la gente possa capire. Nel nome di Gesù. Che Dio vi benedica. Buonanotte a tutti.